Amici di Mindivino, ciao! Siamo qui con l'amico sommelier enologo Filippo. Ciao Filo! E oggi presentiamo un meraviglioso rosso che è Rosso Conero per piacere divino. Un vino DOC del 2010, Monteschiavo è la cantina, 13,5 gradi. Rosso Conero, qui ricordiamoci, ha delle marche. Marche. Ed è un vaso di Montepulciano e San Giorgio. Montepulciano e San Giorgio. Filo. Allora, questo è sicuramente rosso rubino, però è molto fitto, molto intenso, perché il Montepulciano è molto colorato e quindi lo si vede proprio la presenza del Montepulciano. E gira una buona consistenza nel bicchiere ed è molto molto denso il vino che sì. Ci prepariamo a bere, che ha della struttura. Sì. Sentiamolo il naso. Wow! Direi frutti rossi, direi amarene, sottospirito addirittura. Addirittura. Però queste note, sì, decisamente fruttate all'inizio. Sì, 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 si evolvono. E poi si evolvono in delle note ferrose e anche di una foglia di tabacco che si sente sì, nel finale. Andato. Foglia di tabacco, bravo. Secco, caldo. Sì, sì. Già morbido. Già morbido. Molto levigati, tannini. E c'è subito. Sì. Beh, un Montepulciano che è un po' sovrasto il Sangiovese. Sì, 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 si sente che la struttura è maggiore. Sì, ed è un vino pronto. Questo è il momento di berlo, quindi sì, quando vi arriverà a casa voi potete già bere tranquillamente a 16-18 gradi massimo. 16-18 gradi. Poi, noi abbiamo due abbinamenti della cucina di Curiosa, ok? Il blog della cucina dei Curiosi. Uno sì, è con un tortino di totani e patate. Ok. Ok, totani e patate. E poi l'altro, un filetto di persico. Sì. Con sfumato col vino e con un po' di gorgonzola per dargli un po' di struttura. Amici di Made in Vino, ricordatevi, su madeinvino.com a soli 19,90€ avrete la possibilità di diventare sommelier anche voi. E quindi, perché no, un bel cin. Brindisi. Ciao. Ciao. Ciao.